In coda per il confine, stiamo per passare in Ucraina. Here are two knots, insert two knots inside, and then we fire from another end, and then you just throw the bottle. The resistance, our statement. I'm here, I'm now, and I'm doing what I have to do. Біля кордону, під білоруським кордоном. Де потрібно, там забирають. In coda per il confine, stiamo per passare in Ucraina. Stiamo passando il confine in questo momento. Da qua aspettano di passare il confine. Da quello che ci hanno raccontato ieri, si attende mediamente 4 giorni in coda. Abbiamo dato un passaggio a Vassili, che è un ragazzo ucraino che doveva attraversare la frontiera ma non aveva il mezzo per farlo. E così le guardie di frontiera ci hanno chiesto la cortesia di accompagnarlo. Il più grande per l'Ucraina è perdere la guerra. Мені дадуть зброю в війську. Mi hanno chiesto di dargli un passaggio per accompagnarlo a Lviv, dove lui andrà per ricongiungersi sia ad una serie di persone con cui conta di portare avanti la resistenza. Glad to meet you. Ciao. Il nostro viaggio nell'Ucraina in guerra inizia da Lviv, nell'ovest del paese. Qui i protagonisti della resistenza sono i giovani universitari che, chiusi i libri, si preparano a scrivere la storia. We are afraid. We're just basically students without any fighting experience, without even resources, but we are willing to help our country and our fellow countrymen to the best we can. Our way to fight against the Russian invasion is by supporting those who are fighting it physically. We try to collect as much as we can. Non posso studiare oggi perché tutta questa situazione, ma il primo dobbiamo lottare qui per il nostro popolo e poi pensiamo per ricevere una bella educazione. A guidarli ci sono anche i loro giovani professori. Resistance is not only the military resistance. We are collecting things from our volunteers. Now how it's called? First speaking. First aid. Lamps. Another drone. This is a cool one. Night vision, oculars. We collect needs from the soldiers, from the hot points, trying to buy what they need here and then to organize the transport to them. Lovely. Somehow it's not scaring us anymore, but it's also dangerous. The resistance, our statement. I'm here, I'm now, and I'm doing what I have to do. Con le aule universitarie chiuse, i giovani si incontrano in questi laboratori improvvisati, dove fabbricano armi e strumenti di difesa. Ci troviamo in un'area ex industriale abbandonata di Lviv, dove i ragazzi civili, normali ragazzi giovanissimi, si stanno organizzando per produrre Molotov in attesa dell'invasione dei russi. How old are you? I'm 21. I'm working as a programmer and studying in the university. Now you are coordinating this preparation. Yes. Bottles are sorted in boxes and then we close it and add some clothes to fire it. Here are two knots. You just open the bottle, insert two knots inside, and then we fire from another end, and then you just throw the bottle. How many of this you did? 2 days ago we made more than 1,000, well, like 1,050 bottles. We went to Kiev. You knew 2 weeks ago how to do one of this? No. You never tried one? Throwing?
No, I didn't. In questa fabbrica, che produceva lampadari e sculture, ora si costruiscono strisce chiodate, cavalli di Frisia e triboli per fermare l'avanzata dei russi. How many per day? Скільки можна? Біля кордону, під білоруський кордон. Де потрібно, там забирають. Робимо загородження для від окупантів. Оце для БТР, БРДМ, то проти танків. From producing art to producing war. Потрібно. Кожен робить те, що може. Chi non è impegnato a costruire strumenti di difesa, impara a utilizzare le armi. Ormai anche i semplici cittadini sono pronti a tutto, perfino a imbracciare strumenti di morte, come Kalashnikov. I'm a mother. My purpose is to know how to protect my family and my kids. I believe in my country. I knew now how to do it and I could. Are you scared? Are you worried? No, Ukrainian women don't scare. Troviamo in una chiesa alla periferia di Lviv, dove in questo momento è in corso la messa, ma nonostante questo continuano i lavori per la produzione di queste tende mimetiche per militari. Questa è una rete di nylon a cui vengono applicati dei pezzi di tessuto e il lavoro continua incessantemente dalla mattina alla sera, giorno e notte, tutti i giorni. La nostra differenza fra noi russi è qua e qua, siamo diversi e vogliamo essere liberi, purtroppo loro sono gli schiavi del suo governo. Non abbiamo paura, ringraziando il Putin, il nostro popolo è diventato unito. Il prete ha detto che grazie per la nostra preghiera e vi auguro il cielo senza missile.